Direttore, ringraziare la Commissione europea di questa modalità di discussione, sperando, come dire, che sia uno strumento di effettiva partecipazione, perché l'Europa ha molto bisogno di essere riconosciuta dai cittadini come ancora importante, perché il clima che c'è intorno ai temi europei è sicuramente un clima molto difficile. Quindi, per rispondere al direttore, credo che la prima cosa che bisognerebbe aspettarsi dall'Europa è un cambiamento delle politiche fatte fino adesso. Credo che ci sia, come dire, una debolezza nella discussione. Se da un lato si dice i cittadini europei non sentono più come amica l'Europa, e dall'altro non si prova a ragionare sul fatto che le politiche fatte hanno determinato questo allontanamento. Io dico brutalmente, bisogna cambiare il fiscal compact, perché con quel modello a cui seguono le politiche di rigore che abbiamo ben conosciuto, i paesi che non hanno capacità propria non sono in grado di immaginare l'uscita dalla crisi. Noi ne siamo il modello perfetto. Abbiamo seguito per un anno e mezzo le politiche di rigore di una famosa lettera firmata dalla Banca Centrale Europea nel precedente e successivo governatore. Abbiamo un livello di recessione che continua ad approfondirsi e un totale avvitamento della nostra condizione. Può fare tutto l'Europa? No, ci sono una serie di cose che deve fare il Paese, però cosa fa l'Europa non è secondario. Nell'attesa che la Germania recuperi lo spirito di Kohl, che mi sembrerebbe una bella immagine del ritorno a un'idea di Europa, io credo che bisogna che si affronti diversamente il tema del debito. Siccome il tema del debito non si può affrontarlo come tema che riguarda i paesi che hanno l'alto debito, guardati con un po' di sufficienza dai paesi che non hanno debito, ma finché rimaniamo in quello schema l'Europa non cambia politica, la nostra ipotesi, quella che abbiamo presentato, è quella che si faccia una mutualizzazione percentuale del debito di tutti i paesi. Cioè, in modo di, come dire, controbilanciarla rispetto ai beni che i vari paesi hanno. In questo modo, come dire, si recupera innanzitutto per noi e per gli altri paesi un margine di politica economica che permetta di affrontare il tema crescita e investimenti. Ovviamente, se questa politica di mutualizzazione del debito fosse accompagnata dalla ipotesi dell'emissione di Eurobond e di Union Bond, si farebbe davvero uno straordinario cambiamento che imporrebbe un'accelerazione dell'unione economica dell'Europa, almeno dell'Eurozona, ma in realtà poi c'è tutto il tema del rapporto Eurozona-resto di Europa. Credo che questa sia la prima scelta che bisogna fare. Altrimenti il nostro è un paese che non ha i margini, che continua a discutere di come si sposta 1 miliardo o mezzo miliardo, ma con 1 miliardo o mezzo miliardo non cambiamo nulla e abbiamo un livello di recessione che continua ad alimentare questa crisi. Insieme l'Europa deve provare a cambiare un po' di regole, lo diceva il vicepresidente poco fa. Noi Come dire, il punto di rigore nel rapporto con le politiche economiche dei vari paesi è il controllo sulla concorrenza. Dopodiché, oggi il controllo sulla concorrenza potremmo tradurlo così: i giganti europei nani nel mondo, e non si può dire che c'è un'Europa che vuole competere rispetto ai nuovi grandi del mondo e lo fa con i nani, per cui se uno ha Utu Kumpo diventa troppo grande, bisogna tagliarne dei pezzi, però non discutiamo di cosa stanno facendo cinesi, indiani, brasiliani, coreani, e rischiamo di perdere non solo alcuni stabilimenti e un po' di occupazione, ma la straordinaria qualità del continente europeo, che è quello che da sempre ha generato sul tema dell'acciaio, tanto per dirne una, le grandi qualità e le grandi innovazioni.
non vanno bene con le norme sulla concorrenza, non va bene l'idea che si perda di vista il fatto che il livello di innovazione e di qualità non può essere misurato nel rimpicciolire la capacità europea di competere, bisogna da questo punto di vista cambiare. La nostra attuale modalità europea di governo della concorrenza è una modalità in realtà limitativa dell'intervento pubblico in economia. L'addizione aiuti di Stato viene utilizzata in vari modi, con anche delle contraddizioni un po' insopportabili, per cui in nome dell'autonomia dei paesi c'è chi ci deve decidere per noi come sono fatte le composizioni societarie delle aziende, che la SEA sta qui dietro l'angolo, come dire, ci insegna anche questo. Invece il tema fondamentale è che invertire una recessione così profonda per il nostro paese, ma che è un rallentamento di tutta l'Europa, richiede di ridefinire quali possono essere le politiche pubbliche, possibilmente anche costruendo una nuova stagione di relazione tra gli investimenti nazionali e gli investimenti europei. Perché poi in tanta parte dell'infrastrutturazione ovviamente non è solo facciamo i valichi, è quale politica energetica, quale politica digitale, quale politica universitaria, quale politica della difesa, così magari potremmo fare più serenamente la discussione sulle spese militari del nostro paese, perché abbiamo costruito una dimensione europea che permetterebbe altre modalità. Allora, Le norme che oggi regolano l'Europa sono delle norme di un'idea di Europa grande quando nel frattempo è diventata piccola. E allora, se vuole essere grande, deve proporsi un tema diverso. E dentro questo, mi permetto, approfitto di avere il vicepresidente della Commissione, bisognerebbe anche ricordarsi che la stagione di grande europeismo che ha coinvolto il nostro paese e tanti altri è stata una stagione in cui l'idea dell'Europa era per il mondo del lavoro un'idea di miglioramento delle proprie condizioni. Oggi spesso la Commissione europea rappresenta per i lavoratori lo spettro del peggioramento delle proprie condizioni, perché si guarda, come dire, al punto più basso e non a far salire i punti che più bassi sono. Basta pensare a tutta la polemica che la Commissione fa sulla contrattazione collettiva nazionale, sull'idea che bisogna ridimensionarla, tutti i temi che come dire, vengono visti negativamente, mentre invece c'è una relazione tra capacità di investimento e crescita dei redditi del mondo del lavoro, su cui anche l'Europa incide, ed è esattamente per questo che bisognerebbe uscire con decisione dalla politica dell'austerità e passare a una politica comune di crescita. Dentro quella politica comune di crescita, invece, su una cosa bisogna essere molto d'accordo con l'Europa, sul fatto che bisogna che la manifattura cresca, cioè che non ci può essere, anche qui cambiando alcuni schemi che hanno attraversato l'Europa nel periodo precedente, cioè non è l'Europa dei servizi finanziari, non è l'Europa dei puri servizi, ma il cuore di una capacità europea è che faccia della sua presenza manifatturiera l'elemento di capacità di competizione nel resto del mondo, che i servizi sono funzionali a quella qualità dell'industria che deve crescere. Perché questo avvenga bisogna ovviamente investire significativamente nella industria stessa. Grazie Anna Camusso.